siamo giunti alla 15ª edizione di Alba dei Popoli. Quali saranno le novità? Le novità saranno certamente date dai tanti appuntamenti che arricchiscono il programma di questa 15ª edizione, ma la novità è fondamentalmente una replica dell'esperienza dell'anno scorso, il concertone anticiparlo al 30 e non la notte del 31. Per quella notte invece DJ set, gruppi, band e divertimenti fisso in piazza ci aiuteranno a solcare il 2013 per entrare nel 2014 e quindi attendere questa nuova prima alba del nuovo anno. L'Alba dei Popoli però soprattutto parla di quella che è una tradizione che in qualche modo ha caratterizzato anche l'identità culturale del nostro territorio e quindi della nostra città. Parla fondamentalmente di questo abbraccio aperto agli altri popoli, ai popoli dell'est, ai popoli del Medio Oriente, ai popoli del sud del mondo che ancora oggi bussano alle nostre porte, giungono sulle nostre coste per chiedere appunto di poter continuare ad alimentare la propria speranza di vita fuggendo da situazioni tragiche dai loro paesi dove evidentemente una vita normale ormai è compromessa. Quindi non solo la prima alba, ma tanta contaminazione con i popoli adiacenti. Assolutamente sì, Alba dei Popoli è proprio quello, è un approfondimento anche culturale sulle tradizioni che in qualche modo ci hanno caratterizzato e quindi ci rappresentano. D'altronde la nostra città parla di tante influenze culturali, religiose e questo credo che sia proprio il messaggio che deve racchiudere in sé questa rassegna. Che non puoi togliergli le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali. Quest'anno una 15ª edizione di Alba dei Popoli veramente innovativa. Cosa vi ha spinta a realizzare tutto questo? Ma sicuramente l'emozione più forte è stata questa forte collaborazione che c'è stata anche con le associazioni che ci hanno spinto e ci hanno spronato ad andare avanti nonostante questo momento di crisi economico, io dico sempre anche di riflesso sociale, ma sono state proprio loro a darci una spinta in più e a dire organizzare insieme un'Alba dei Popoli con tanta collaborazione. Infatti è stata emozionante la loro collaborazione, la loro fattività, il loro impegno e portare avanti questi temi che poi la natività, la famiglia, il sociale, i momenti ludici dice anche per i bambini e poi culminare con 29, 30 e 31 e fare questo weekend lungo che sia anche insomma un'opportunità per chi viene a visitare la nostra città e quindi dare l'occasione di far ascoltare e apprezzare la musica popolare, il 29, il 30 un grande cantautore e il 31 per finire con una discoteca a cielo aperto per i più giovani. Voi che ruolo avete in questa edizione? Siamo un gruppo di amici che amiamo il teatro popolare e abbiamo messo in scena un rifacimento, molto rifacimento, di due atti unici di Peppino De Filippo. Quindi in questa edizione tanta sinergia? Moltissima, ci siamo divertiti moltissimo a mettere insieme questo spettacolo che avrà anche una guest star in Mario Morroi che reciterà delle poesie dialettali. E poi ci sarà anche la fisarmonica e il tamburello di Vincenzo, che è una star emergente otrantina. E ci sono questi attori stupendi. Questo è il nostro primo attore, Gigi, bravissimo, strepitoso. Loro due sono gli attori giovani, Giulia e Antonio, e penso che la gente si divertirà. Veniteci a vedere il 6 gennaio alle 18, un orario rivolto alle famiglie, perché è una cosa fatta da persone grandi rivolta a un pubblico molto giovane. Sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso.